Ciao a tutti da Trattoria Sportiva. Oggi, come promesso nel post partita di Genoa-Empoli, andremo a vedere l'hospitality del Genoa. Ringraziamo il Genoa per averci dato questa possibilità e per averci dato la possibilità soprattutto di fotografare e fare dei video della zona hospitality, addirittura ancora prima che lo stadio fosse aperto. Subito dopo il video ci sarà una mia breve recensione. E quindi, che dire? Iscrivetevi al canale se volete altri contenuti di questo tipo e direi di dare via al video. Ci sentiamo dopo. Eccoci qua, speriamo che il video vi sia piaciuto. Prima di andare a fare la recensione, se avete domande o commenti o qualsiasi cosa, commentate pure qua sotto e vedremo di rispondervi il prima possibile. Se avete richieste, eccetera, magari le gireremo anche al Genoa, quello nessun problema. Quindi andrei a fare questa breve recensione. Allora, non mi aspettavo principalmente una hospitality del genere, veramente fatta bene, organizzata bene. Io sono stato in quella di Firenze, in quella di Empoli, anche loro, signori e signore hospitality, ma quella del Genoa mi è piaciuto parecchio, mi è piaciuta molto. La zona Skybox, Genoa ne ha pochi, essendo lo stadio Luigi Ferraris un po' datato, ne ha pochi, ma quei pochi skybox che ha sono veramente rifiniti bene. E come sapete tutti, lo stadio di Genova è praticamente le gradinate, le tribune, i distinti sono praticamente in campo. E infatti, praticamente dallo skybox o dai posti a sedere in tribuna è come essere
in campo con la squadra. C'è un'altra zona dell'hospitality dove praticamente tu hai delle vetrate dove tu ti puoi stare tranquillamente, comodamente seduto nella hospitality a guardarti la partita da queste vetrate, bere, mangiare tranquillamente senza alzarti dalla sedia. È sicuramente un'hospitality importante. Ci hanno detto che può contenere 300 posti a sedere. Fino a 300 posti a sedere giù di lì, e servizio impeccabile. Addirittura ti venivano a chiedere il bis se volevi. Quindi mi sono veramente trovato molto, molto bene. E come ho detto a Gena, non pensavo che ci fosse una struttura così dietro. Mangiare ottimo, servizio veramente, ripeto, sembrava di essere in un ristorante stellato. È logicamente un'esperienza diversa rispetto ad andare in Gradinata o in Distinti, eccetera, eccetera. È un'esperienza completamente diversa, che può piacere come no, per carità. Io adesso qua sto solo facendo una recensione della hospitality. È comunque, secondo me, una cosa da provare una volta. Il Genoa addirittura un tempo vendeva dei biglietti che si chiamavano Genoa Experience, se non sbaglio. Che dove potevi, oltre a visionare a stare a bordo campo, andare negli spogliatoi, eccetera, c'avevi anche l'hospitality. Adesso in questo momento mi sembra che la vendita sia chiusa. Poi, se volete, approfondisco col Genoa il discorso. Però ripeto, sono rimasto veramente colpito da questa hospitality rispetto a quella di Firenze e quella di Empoli. Niente, direi di non dilungarmi troppo e se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, commentate e direi ancora di ringraziare il Genoa e anche Matteo Rossi per averci dato questa opportunità. Speriamo che adesso qualche altra squadra, che ci sia qualche altra squadra dopo Fiorentina e Empoli, che magari voglia invitarci alla propria hospitality. Noi abbiamo già contattato delle società che ci devono ancora rispondere, ma se altre società vedono il video e volessero contattarci, vi lasciamo i nostri link qui sotto nella descrizione. Niente, che dire. Continuate a seguirci, iscrivetevi al canale perché cercheremo di portare altri contenuti di questo tipo e anzi. Guardate la cosa bella è stata questa qua. Questo per noi che abbiamo iniziato il canale veramente da poco, da pochissimo, se non 2 anni, ma con nessuna idea di far chissà che cosa, è già stato, vi dico, è già stato un risultato importante per me e per anche Mario. Che comunque segue il canale dalla parte del Cosenza. E niente, che dire. Ci vediamo alla prossima. Sarà Genoa Atalanta domenica e ciao a tutti.